Buonasera Paolo Vinci, Netflix Telesiti. Buonasera Tiago Motta. Buonasera. Quello che mi ha colpito nella Juventus è che, rispetto anche al passato, al recente passato, fa sempre la partita, veste sempre il gioco, sia che quando ha subito in modo clamoroso, poteva andare sotto, sia quando ha iniziato l'incontro o alla fine, ha cercato sempre di giocare e di vincere. Questo è l'aspetto più positivo. Vorrei evidenziare questo e vorrei che lei ne parlasse di questo, grazie. La ringrazio, perché sicuramente non siamo tutti d'accordo su questa situazione qua, visto in questo momento le varie opinioni giuste che esistono. Oggi sì, abbiamo potuto competere contro una delle due favorite del campionato, che è queste squadre dell'Inter, giocando bene a tratti, giocando meno bene dei momenti, abbiamo sofferto, ma quando abbiamo giocato bene abbiamo messo in difficoltà la loro squadra, tenendo la partita giusta fino alla fine, perché no, alla fine potevamo anche avere qualcosa in più. Una partita dove va analizzata bene, va studiata bene per capire questi momenti di alti e bassi che abbiamo in campo, che sicuramente possiamo migliorare, e per poter competere a questo livello dobbiamo mantenerlo per 95 minuti, cosa che oggi abbiamo avuto difficoltà, ma anche nella difficoltà siamo usciti fuori con gioco, con voglia di andare a cercare la partita, e ripeto, alla fine abbiamo finito la partita meglio dell'avversario. Salve Tiago, un allenatore italiano, per meglio dire forse un allenatore italianista, dopo una partita così sarebbe più arrabbiato per i 4 gol presi che non per i 4 gol fatti. Voglio sapere come si pone lei, se in questo caso è contento soprattutto delle cose che la squadra ha prodotto anziché degli errori che comunque dietro ci sono stati, e se la via comunque è questa, cioè cercare di fare più gol possibili e poi vada come vada. Io la vedo alla fine avere un equilibrio di squadra, perché noi cerchiamo di avere un risultato positivo e dobbiamo fare le cose nel modo giusto in entrambe fasce e in entrambe fasi del gioco per poter arrivare. E oggi, ripeto, dei momenti abbiamo stati meglio che l'avversaria, di altri momenti abbiamo sofferto, però per poter competere a questo livello dobbiamo mantenere un buon livello durante tutta la gara o quasi tutta la partita, e questo sicuramente possiamo migliorare perché abbiamo la squadra, abbiamo i giocatori per poter farlo, e oggi, ripeto, una partita dove va analizzata, perché equilibrata nel primo tempo con episodi in contro nostro dove nella difficoltà magari una squadra va giù, non siamo andati, ma poi nella ripresa a un certo punto siamo andati, loro hanno preso fiducia e alla fine siamo venuti fuori e abbiamo finito la partita meglio dell'avversario. Buonasera mister, Antonello Gioia, Corriere dello Sport. Le chiedo un commento, se è soddisfatto della prestazione di Vlahovic, se insomma il cambio è dovuto soltanto a una scelta tecnica oppure insomma c'erano altri problemi magari fisici del giocatore. No, grazie. Solo una scelta tecnica, sono contento della prestazione da parte di tutti, anche, ripeto, possiamo tutti fare un meglio da quello che abbiamo fatto stasera. Qui sempre qui davanti in prima fila, Marco Bo. Buonasera Motta, Marco Bo, Tutto Sport. Le volevo chiedere su Conceição, che alla fine ho visto si è accasciato, se c'è qualche problema oppure era solo stanco, e poi la scelta di Danilo per Gatti, almeno noi che non lo vediamo in allenamento, vedendo i 90 minuti, il minutaggio di Gatti è sembrato nettamente superiore rispetto a quello di Danilo. Un problema di forma, perché questa scelta? Grazie. No, i due stanno bene, ho scelto Danilo per iniziare la partita, poi Federico con è entrato molto molto bene, e Francisco era stanco, come giusto sia, e sono contento perché vogliamo finire le partite così come oggi è finita Francisco. Buonasera, Michele Lanati, Telenova. Le volevo chiedere perché ha deciso di non schierare Yıldız dall'inizio e perché invece ha pensato che nel finale il suo ingresso avrebbe potuto essere decisivo. Perché ho deciso Cimoci,
UEA poteva dare sicuramente nelle transizioni un qualcosa di interessante per noi, e Kenan nella panchina, e potendo aiutare la squadra nel secondo tempo dando opzioni diverse sia da esterno sia da centrocampista sia da attaccante, a se nel momento giusto nel secondo tempo avevamo bisogno. Tiagão, boa noite, Andersinho 98 FM. Queria saber de você, esse time entrou em campo com 25 anos de idade de média, o que que a gente pode esperar desse time até o final do ano e o que que tem que melhorar esse time até lá? Tem que melhorar em tudo, melhorar em tudo. Hoje, nas perguntas anteriores, fizemos momentos bons, mas momentos não muito bons, onde sofremos muito contra um time forte, seguramente uma das duas favoritas para o campeonato, mas podemos melhorar em tudo, porque no final, para competir a esse nível, mesmo a de lá da idade que tem os nossos meninos, mas eu tenho toda a convicção que podemos fazer muito melhor do que estamos fazendo hoje. É claro que faltando também durante a temporada, não tivemos todo o plantel em condição ao mesmo tempo, não é uma desculpa, é um fato, mas podemos melhorar seguramente em tudo que estamos fazendo para nos transformarmos em um time muito mais competitivo. Boa noite, Tiago. Maurizio Vizzoferrato, agenziaria. Questa sera la Juventus ha messo in mostra, ha dimostrato, insomma, di avere qualche giocatore giovane e in grado di puntare l'uomo, di saltarlo e poi anche di andare in gol. L'avete fatto troppo poco, cioè avete sfruttato troppo poco queste caratteristiche in alcune partite finora, facendo girare troppo la palla invece di puntare l'uomo? Capisco la tua domanda, ma è troppo... La partita va analizzata, quella di oggi, ogni partita è una partita diversa, una storia diversa. Sicuramente abbiamo giocatori forti che possono fare la differenza. Oggi, avendo spazio, perché l'Inter è una squadra che attacca e attacca con tanti giocatori e lascia spazio dietro, diventa quasi un uno contro uno, e altre partite non ci sono stati così tanti uno contro uno. E avendo anche la profondità da continuare ad attaccare in velocità, sono storie diverse, partite diverse che va analizzata una per una, però sicuramente abbiamo giocatori che in queste condizioni come quelle di oggi abbiamo, perché hanno tecnica, vanno veloci, fanno gol, sì, oggi sì, ma nelle altre partite va analizzata diversamente.